Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlo di un piccolo trucco iPhone che è estremamente comodo. Vi farò vedere come trasformare in PDF praticamente qualsiasi elemento nel vostro smartphone, qualsiasi elemento che però si possa stampare. Quindi parliamo di email, parliamo di una pagina web, parliamo di una nota e di tutte queste cose che in effetti sono compatibili col sistema di stampa di iOS. È una cosa comodissima ed è una funzione che in effetti quelli di Apple non pubblicizzano assolutamente. Vi dico la verità, l'ho scoperto anch'io poco tempo fa e ne sono rimasto veramente sorpreso. Io sono Dario Caliendo, benvenuti in un nuovo video di Tech Fan Page. Per convertire un elemento in PDF in iPhone e iPad, tutto quello che bisognerà fare sarà provare a fare la stampa di questo elemento. Supponiamo che stiamo utilizzando questa nota, una nota ovviamente di prova, che vogliamo convertire in PDF e condividere. Tutto quello che dobbiamo fare sarà cliccare sull'icona con la quale si condivide generalmente l'elemento che si sta visualizzando, in questo caso è posta in alto a destra, e scegliere proprio la voce stampa. Comparirà quindi l'anteprima del documento che si dovrebbe stampare. Quello che dovete fare è effettuare un pinch to zoom, proprio come quando volete ingrandire un'immagine, e vedrete che cambierà l'interfaccia grafica e cambierà anche il menu di condivisione. Riselezionando proprio l'icona relativa al menu di condivisione, infatti sarà possibile questa volta scegliere con quale piattaforma aprire proprio il PDF. In questo caso, selezionando Dropbox, il file PDF, il file della nota che è stata convertita in PDF, verrà memorizzata nel cloud proprio in questo formato. A questo punto avete visto che qualsiasi cosa sia compatibile con il sistema di stampa di iOS sarà possibile quindi convertirla in PDF e salvarla nelle piattaforme o nelle applicazioni che sono compatibili con questo formato. Nel mio caso ho usato Dropbox, ma si può usare per esempio anche OneDrive, si può usare per esempio un'altra applicazione che è compatibile con i PDF, per esempio anche WhatsApp è compatibile con i PDF e così via. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fan Page.